Allora, mister, un'altra vittoria importantissima per il cammino dell'HC Banca Popolare di Fondi. Abbiamo pensato dopo i primi minuti, dopo il parziale di 4-0, il 7-2 successivo, forse che la partita fosse in discesa rispetto a quello che poi abbiamo visto. Cosa è subentrato in quel momento nei suoi giocatori? No, nei miei niente, è subentrato il carattere dei giocatori del Comersano. Ricordiamo che è una squadra tosta, sapevamo che anche avanti di 5, 6 o 7 sarebbe potuto rientrare, per cui loro sono stati molto bravi a rientrare in partita, sono rientrati, sono andati uno sopra e il merito è loro. Noi non ci siamo rilassati, abbiamo continuato a giocare come stavamo giocando e loro non hanno più commesso gli errori di prima. Noi, in difesa, ecco, abbiamo subito un paio di gol fortunosi e da lì il pareggio e poi il meno uno. Certo, sapevamo che avremmo incontrato un Comersano in forma, reduce da 3 successi consecutivi e in crescita, ma nonostante questo la partita è stata comunque più difficile delle previsioni o c'è stato qualcosa che non ha funzionato benissimo? No, 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 era totalmente nelle previsioni. Non lo dico per retorica, ma sapevamo che il Comersano era la squadra più in forma del momento. Non lo dico io, non lo dice la classifica perché il Comersano ha 9 punti, lo dice il rendimento: 3 vittorie consecutive e soprattutto quella più 9, più 8 con il Gheira fuori casa, che è stata al di là del punteggio impressionante per la solidità dimostrata. Per cui sapevamo che era una partita difficile, dura, l'abbiamo preparata per questo. Sì, probabilmente noi abbiamo sbagliato qualcosina, a livello mentale in attacco, perché alle volte ci siamo fossilizzati a fermare troppo la palla non correva, non attaccavamo bene gli spazi, soprattutto tra i 2 e 3, e per cui loro, per il tipo di difesa che hanno, è stato un gioco un po' più facile, però poi siamo stati bravi a rientrare, soprattutto una grande difesa.